Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato e auguriamo alle preside e a voi mamme e papà e a voi nonni, a voi tutti, buon Natale, ma soprattutto un felice sereno anno nuovo. Ragazzi, sono molto orgogliosa di voi, quest'anno ancora più degli altri anni, vi siete superati, sono senza parole, che è tutto dire, perché io parlo sempre, immaginate. Allora, signori, avete visto, questi sono i vostri figli, i vostri nipoti, sono i vostri gioielli, e sono loro la vera gioia del Natale. Io posso lasciare, vi voglio lasciare un messaggio soltanto. Ho sentito, avete parlato di tante belle cose, di tanti sentimenti sopiti, avete parlato di amore, avete parlato di unione, di solidarietà, di fratellanza. Ecco, io vorrei che voi faceste veramente propri questi sentimenti, vorrei che capiste veramente fino in fondo che cosa è quello di cui avete parlato e che avete rappresentato, perché queste poi sono le vere gioie della vita. Il Natale sì, si aspetta, ci saranno sicuramente i regali, però non chiedete cose assurde. Ho sentito parlare di tutti quei nomi che neanche so ripetere. Non è quello il vero Natale. Il vero Natale è riscoprire le gioie pure, le gioie vere, è riscoprire l'amore dell'amico più debole, del bambino che non può permettersi tante cose, è riscoprire l'amore della famiglia, l'unione della famiglia e stare insieme. Quindi io auguro a loro, ma sicuramente loro sono bambini, non possono pensare, non possono essere così profondi nei loro pensieri. Quindi questo è un messaggio che va soprattutto ai genitori e ai nonni, di scoprire la purezza e la vera gioia della vita, perché loro sono innocenti ancora non pensano, ancora non conoscono le brutture della vita, e quindi è bene che siano anche introdotti a queste realtà che non ci piacciono, ma che comunque sono le nostre realtà. Non voglio essere, non vi voglio mettere in testa cose a cui non dovete pensare in questo momento, però ecco, vi invito ad essere soprattutto buoni con gli altri, a cominciare dai compagni. A volte litigate, vi imbeccate, ecco, questa è la promessa che dovete fare più di tutte le altre. Da oggi cercherò di essere migliore, va bene? Sì. Ecco Papa Francesco, mi raccomando, perché è stato bravissimo, mamma mia. Ma tutti sono stati. Parole per dire altro, però ecco, loro sono i vostri gioielli, trattateli come gioielli. Auguri a tutti. Chiaramente no, sto facendo una gaffa, ma è implicito che se non ci fossero i docenti tutto questo non si potrebbe realizzare. Grazie.